buongiorno a tutti gli amici di Savona Historia. Oggi mi trovo a Savona di fronte alla Galleria del Valloria per narrarvi tramite la voce dei protagonisti un fatto di cui fu teatro questo luogo durante il secondo conflitto mondiale. Antonio, che all'epoca della seconda guerra mondiale era un bambino, ci narrerà dei bombardamenti sulla sua città, Savona, e di questo episodio di cui dobbiamo conservare memoria, perché vide protagonisti parecchi bambini, e ricordarci sempre quindi che la guerra è barbarie. La storia della guerra di Savona ce ne sono tante e più che altro uno cerca di dimenticare man mano che si va avanti. Quella intervista fatta da Laura sui rifugi hanno fatto tornare alla mia memoria l'episodio del rifugio di Savona, dove ci eravamo rifugiati una notte in occasione delle incursioni del famigerato Pippetto, che era sempre un bimotore inglese che veniva a disturbare e lanciava sempre una bomba di dimensioni meno male piccole per creare ovviamente sconforto, come sono i principi della guerra. Quella notte praticamente era suonato l'allarme e sapevamo che era Pippetto, quindi con tutta calma ce ne siamo andati nel rifugio in cantina, perché sapevamo che il pericolo era relativo, altrimenti quando c'era l'allarme per le incursioni molto grandi, allora andavamo poi nei rifugi che erano stati previsti in città o fuori città, nelle gallerie del treno. Eravamo tranquilli come si faceva allora, perché praticamente, specialmente anche noi bambini, avevamo imparato a non aver paura. Ci sentivamo tutti insieme, tutti uniti, ci aiutavamo tutti, c'erano le persone anziane che praticamente cercavano di mantenerci calmi, ma noi mantenevamo calmi loro. E quella volta improvvisamente uno schianto tremendo, Pippetto aveva sganciato, e aveva sganciato proprio sulla nostra testa, prendendo in pieno il palazzo dove abitavamo. Come ripeto, la bomba era molto piccola, quindi sì, ha perforato tutto il palazzo rovinando un mare di appartamenti, ma l'esplosione praticamente non aveva prodotto il solito tremendo buco delle bombe di grosso calibro. Però non potevamo uscire dalla cantina. Sopra la cantina erano stati sistemati delle travi e con dei sacchetti di sabbia che dovevano servire appunto per attutire eventuali colpi. Eravamo un po' tutti quanti spaventati e molti piangevano, anche perché cominciava a penetrare dentro in cantina l'odore del bruciato e anche un po' di fumo. Poi da quel momento lì non ricordo più quello che è successo. Eravamo tutti abbracciati e piano piano sentivamo dei rumori che si avvicinavano sempre di più, e finalmente abbiamo visto apparire la luce dalla botola e c'erano persone e pompieri che ci hanno tirato fuori. Questo è il ricordo che mi è salito alla memoria proprio per quell'occasione, perché è uno di quelli che la mente cancella, grazie al cielo.
nell'esplosione della galleria di Valloria. Credo che ancora oggi si facciano discorsi come è successo, chi è stato, era attentato, erano i ragazzi. La verità è questa e mi sembra giusto poterla raccontare. Quell'8 di maggio del 1945 eravamo andati a scuola e avevamo fatto soltanto un'ora e mezza di presenza, più che altro, perché anche in quel periodo lì l'unica cosa che ricordo è il nome dell'insegnante che avevo, Teresa. E poi vi spiego perché mi ricordo il nome. Cosa c'era a lato della galleria del Valloria? Sulla diga foranea del porto c'era il pontone armato, che era un grosso pontone che aveva a bordo cannoni e mitragliatrici e doveva servire ovviamente per contrastare eventuali azioni del nemico. Dopo il 25 di aprile, quando è successo tutto il pandemonio di confusione di chi era sul pontone armato ha fatto in maniera di autoaffondarlo, di scappare, ma lasciando intatto e purtroppo aperte le porte di quella che era la Santa Barbara del pontone armato, che era praticamente nel ventre, nella pancia della collina che sovrastava la galleria del Valloria. Ricordo che erano diverse stanze munite di grosse porte di acciaio e in queste stanze c'erano proiettili di grosso calibro che servivano per il cannone e poi proiettili che servivano per le mitragliatrici. E la cosa curiosa che ricordo è che questi proiettili avevano tante strisce colorate sulla punta, che probabilmente servivano poi per riconoscere il tipo di proiettili che doveva essere usato a seconda delle circostanze. Nessuno allora ha pensato al pericolo che poteva costituire questa cosa così lasciata libera, anche perché c'era ovviamente confusione in quel periodo, non si capiva bene chi comandava, chi non chi comandava, chi doveva tenere d'occhio determinate situazioni. Ma quello che avevamo scoperto è che si andava a prendere dentro queste stanze dei proiettili, si aprivano e si tirava fuori come dei fili di spaghetti, che era la balestite. Perché le prendevamo? Perché poi messi per terra si accendevano e schizzavano via come se fossero fuochini di fuochi d'artificio. Allora, praticamente chi prendeva questa roba erano più che altro quelli che noi chiamavamo i grandi, i ragazzi più grandi. Noi piccolini di 11-12 anni invece ci limitavamo a raccogliere anche noi questi filini per poi giocare quando eravamo fuori, quando eravamo dove non ci vedeva nessuno. Quella mattina praticamente eravamo in tanti, c'era quasi tutta la mia classe. Ecco, l'insegnante si chiamava Teresa Lavagna, che mi piacerebbe sapere che fine ha fatto poi. Vi spiego poi il perché. E quella mattina eravamo in tanti e avevano cominciato a aprire proiettili per tirare fuori questa roba e qualcuno li batteva per terra, che serviva per poter allentare anche il bossolo dal proiettile vero e proprio. Io avevo mio padre che era molto severo e quella mattina mi sono accorto che praticamente stavo facendo tardi per andarlo a raggiungere, lui mi aspettava al porto perché lavorava in porto. E quindi sono uscito di corsa
per andare verso il porto. All'altezza delle funivie, quindi dopo circa un quarto d'ora che avevo lasciato il posto, un'esplosione tremenda che mi ha anche fatto cadere per terra. Era esploso tutto. Mi pare di ricordare che dentro c'erano anche delle mine, quindi la quantità di esplosivo che c'era in quei depositi era veramente notevole. Quindi purtroppo quello che è successo perché noi ragazzi allora non riuscivamo a capire il pericolo che stavamo correndo. Non ci eravamo mai occupati di queste cose. E quindi è stato veramente, veramente tragico. Io ho perso buona parte dei miei compagni di classe. E inizialmente, poi nei giorni che hanno seguito, che è seguito l'incidente, avevano fatto un elenco di quelli che si pensava fossero morti. C'ero anch'io in quell'elenco, tra l'altro, tant'è vero che quando sono tornato in classe dopo diversi giorni, perché non ci andavo più a scuola, l'insegnante diceva: ma tu sei vivo? E mi ha abbracciato con affetto, ecco, ricordo questo. E questo è uno di quegli altri ricordi che la mente poi ha cercato di soffocare al massimo, perché era veramente un episodio doloroso. Responsabilità. Come si può parlare di responsabilità? Forse la responsabilità più grossa è che chi forse avrebbe dovuto occuparsi di tutelare siti così pericolosi avrebbe dovuto intervenire. Ma in quei momenti anche chi doveva controllare forse non sapeva cosa fare. Ripeto, poi la mente ha cancellato. Mi è tornato alla memoria recentemente, proprio parlando con Laura.